Signore e signori, bentornati in un nuovissimo video Big News su Caparezza. Questa volta sono in compagnia dello zio Dinì. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Big Oggi news, Big anche lo zio Dinì è amante di Caparezza, questo dobbiamo dirlo perché. Eh beh, Se no. certamente non si poteva, come dire, non invitare lo zio Dinì per Ultimo parlare. concerto visto prima di questa chiusura, diciamo, è stato proprio quello di Caparezza a Milano. È vero, siamo andati per appunto il disco Prisoner Severo Online e adesso che come si dice, ci si avvicina sempre più all'uscita di un nuovo disco, siamo super gasati e oggi parleremo insieme del nuovo brano rilasciato da Caparezza alle ore 12 spaccate, 00:00 spaccate di oggi praticamente, la scelta. La scelta. È inutile dire che l'ho ascoltato a loop infinito, prima di tutto per comprendere quantomeno qualche cosa, nel senso, e poi perché adesso lo scoprirete. Dunque, zio Dini, io parto con leggere quello che, vabbè, perché praticamente Caparezza ha messo prima di tutto un post su Instagram per annunciare il nuovo brano e poi l'ha rilasciata su YouTube, no? E dunque, niente, lui si scrive semplicemente: la scelta è il nuovo singolo dell'album e lascia il link, c'è cioè anche una piccola clip. E co così a mezzanotte ha infiammato gli animi. Però, tu non so se lo sapevi, prima comunque aveva rilasciato un altro post. Di lui con scritto Caparezza la scelta, con un poster, diciamo, non so come dire. Che io non mi ero reso conto che era un possibile annuncio di una nuova di un nuovo brano e aveva messo semplicemente il punto interrogativo nella È bello descrizione. giocare con i fan, mi piacciono quelli che giocano un po' con i fan, buttano lì le cose, insomma. Sì, come dire. Già aveva infiammato così, poi con l'uscita, fantastico, fantastico. E dunque adesso arriviamo al succo di tutto, parliamo di La Scelta. Allora, Ma prima di posso dire tutto. che comunque la prima scelta, che strana, è quella di far uscire un video a distanza di quanti giorni dall'altro? Neanche tanti, praticamente due Si parla di settimane. 2 settimane, 10 giorni, cioè due singoli in uscita così, parliamo. Tanta roba, cioè nel senso io Di non me solito si l'aspettavo. aspetta che si metabolizzi il primo per poi far uscire il secondo, cioè nel momento in cui esce l'album, poi quale sarà il titolo di testa? Un altro sicuramente, quindi si aspetta un terzo e un quarto video. Ho addirittura pensato che lui volesse, partendo con così largo anticipo, fare un video per ogni canzone. Sarebbe una Magari, chissà. cosa nuova, cioè non so se qualcuno l'ha mai fatto un video per ogni canzone. Ricordo dei grandi album tipo quello dei Green Day, Bullet for Broken Dream, ci sono stati molto, American Idiot in realtà il titolo dell'album, sono stati estratti 4-5 video, che sono già tanti Anche per un album. lo stesso Caparezza di solito ne rilascia circa 4. Mi ricordo con Prisoner 709 aveva lasciato appunto il video musicale di Prisoner 709, Ti fa stare bene, Confusianesimo e oddio, mi sfugge prosopagnosia. Ne aveva lasciati 4. Quindi chissà Ma qui effettivamente. parte ancora prima dell'uscita, parte già con due video a distanza di 10, di 15 giorni uno dall'altro. Il video e l'album esce a maggio, Eh giusto? sì, 7 maggio. E Che alla 7 fine non è maggio neanche troppo lontano. Cioè, siamo lì assolutamente. siamo lì, ma comunque questa cosa di buttarli fuori così velocemente, uno di seguito all'altro, mi ha stupito anche a me, non me l'aspettavo. Infatti io me ne sono accorto la mattina, questa mattina me ne sono accorto e quindi, cioè, allora, come ho detto, inutile dire quante volte la si è ascoltata. Quindi adesso partirei con una domandina proprio mirata a te. A me. Cosa ne pensi di questa canzone? Se ti è piaciuta, non ti è piaciuta, pareri? Allora, si riaggancia all'altro video di Exuvia, all'altra canzone. Allora, sono canzoni che sicuramente vanno digerite con calma, anche perché contengono il triplo delle parole di una canzone normale di musica leggera o rock pop, ovviamente. E i testi sono, secondo me, profondi, sono personalissimi.
in questo caso, li trovo due testi molto personali, di un percorso nuovo, se ne parlava tempo fa, vedo un nuovo Caparezza, migliore, peggiore, non lo so. Di sicuro meno incazzato, meno polemico in questi due testi, meno politico, ma proprio perché il testo, secondo me, i due testi riguardano lui. Cioè, io non sapevo cosa voleva dire Exuvia ed è quella parte della crisalide che rimane dopo la mutazione. Quindi già qui si parla di una nuova vita, probabilmente musicale, oppure no. E oppure no, lo si capisce dal secondo brano, da Infatti. questo. Perché lascia Sì. comunque, cioè nel senso, già la scelta come titolo, nel senso, calcolando che già da Prisoner 7 Online è partito più con, come si dice, testi personali, già tralasciava il fatto che probabilmente anche questo avrebbe riguardato Caparezza in quanto cantante, ma anche in quanto persona, secondo me. Cioè, non tanto a una scelta, che ne so, di tipo politico, di tipo sociale, cioè, la scelta è una scelta magari, secondo quello che ho pensato io, anche ascoltando il testo, poi ovviamente non siamo intenditori, cioè, però No, soprattutto con i esprimiamo. testi faccio fatica. Alcune cose però le ho colte, secondo me. Cioè, Allora, io vai, vai, vai. pensavo, sì, no, dicevo, io pensavo a una scelta non solo a livello musicale, quindi magari anche potrebbe essere un po' il mettere da parte un pochino le questioni politiche. Lui è un cantante Può politico, darsi. ma anche una scelta di vita. Cioè, adesso non mi viene in mente bene la strofa che mi ha fatto cogliere questa cosa, ma c'è proprio una strofa in cui dici, beh, allora qui parla di una scelta sua personale, cioè di qualcosa che ha maturato nel corso degli anni e che ha detto, cioè io voglio vivere così, e poi dice non, di non avere rimpianti, di non avere rimpianti, di non, come si dice, aiuto. Di non, cioè, di abbracciare questa scelta, l'abbraccia Sì. volentieri e non si guarda alle spalle con, come dire, con amarezza, con dispiacere per la scelta che ha fatto. Cioè, è Sì, consapevole allora, che. tenendo presente che sono passati anche 4 anni dall'ultimo album, quindi, e soprattutto io ho notato anch'io questa cosa, nel senso, non ve l'ho detto, ho avuto una crisi, sono rinato, ho lasciato indietro il mio scheletro, la mia Exuvia, e da qui si riparte. Sono un uomo nuovo, ho avuto anche paura. Io credo anche per il suo problema fisico. L'unica citazione che io sono riuscito a cogliere in tutto il testo, perché poi io mi perdo nelle parole, è la citazione alla sordità, al non ti sento, cose di questo tipo, anche nella pastorale di Beethoven, che poi diventò sordo. Ci sono un paio di citazioni che, boh, a me hanno riportato al suo problema. E per quanto siano degli artisti anche benestanti, insomma, abbia una vita abbastanza agiata, un problema come quello, io ho conosciuto una persona, non è un amico, che mi ha raccontato personalmente come si vive con un fischio nell'orecchio, e non si vive bene. Soprattutto se non fai musica. Ho sentito la sua intervista in cui diceva che lui, quando regista, deve portare un suono ad un certo punto, una vibrazione, in modo da equiparare il fischio che ha nell'orecchio per farlo scomparire. E qui vedo questa scelta, cioè io ci vedo la scelta di andare avanti. Poi, su quello che dici tu, che è giustissimo, cioè sul cambiamento, questo dobbiamo aspettare i prossimi testi, perché la scelta potrebbe essere un cambiamento, come potrebbe essere semplicemente la scelta di andare avanti in maniera diversa. Sicuramente io l'ho trovato, dire maturato suona male, perché invecchiato. Allora, invecchiare non è una parola brutta. Secondo me è una parola bella, che porta maturazione, che porta esperienza, che porta tante cose. Quindi lo vedo invecchiato. E i suoi testi li vedo invecchiati nel senso buono della Però parola. invecchiati bene, insomma, secondo me. Cioè. Sì, invecchiati assolutamente bene, ripeto, nell'accezione buona di questo termine, che spesso viene utilizzato in maniera dispregiativa. Un nuovo Caparezza, io me lo aspetto, ripeto, sono abituato a quello arrabbiato, incazzato, simpatico, allegro, vediamo che cosa ne viene fuori.
Esatto, anche perché si coglie anche un po' di cupo, no? Rispetto ad altri testi, anche se questo qui in particolare mi ha ricordato un po' come in alcuni ritmi, cioè per alcuni ritmi, un misto tra Ti fa stare bene, Larsen e Una chiave dello scorso album, un po' come musicalità, un misto che poi viene fuori sempre qualcosa di nuovo. Ma io, a proposito di quello che hai detto di un nuovo Caparezza, io sinceramente rispetto magari a qualcuno che poi i fan di Caparezza di solito, a quanto leggo magari nei commenti così, sono contenti, Sì, cioè in qualsiasi caso, però voglio dire, apprezzano il cambiamento. esatto, e io come questi, cioè non, come dire, non mi... come posso dire, non reagisco arrabbiandomi perché come cambi modo di fare non mi va bene. Anzi, io No, sono emozionato e certo, curioso assolutamente. perché io voglio dire, adesso cambia Caparezza, non è una cambia Caparezza, cambia stile, cambia tutto, non è una tragedia. Anzi, secondo me è una cosa molto bella, interessante, sono curioso, ripeto, e voglio dire, quello che ha fatto prima Caparezza è sempre Caparezza è sempre lì, non è che viene Certo, distrutto perché cambia assolutamente. modo di. Anzi, lo vedo un passo avanti, un arricchire il suo background. Ecco, non riesco neanche a dirlo. Io preferisco che un artista cambi il suo modo di scrivere e di suonare, tutto sulla base dei suoi cambiamenti, delle sue esigenze, non delle nostre di fan. Cioè, lui deve, cioè, se lui cambia. Io seguo il suo cambiamento. Ci sono artisti che seguono la moda, lui no, ed è questo che è il suo bello. Cioè, io seguo il suo cambiamento. È ovvio che poi ci sono cose che mi piacciono di più, cose che mi piacciono di meno. Lo sai che ci sono canzoni che io preferisco, canzoni che preferisco meno. Vabbè, Al certo, sì. momento non ho sentito in questi due testi quella sua sagace ironia che mi manca un po' in questi due testi, quella sua pungente e tagliente, come dire. Il suo sarcasmo non l'ho sentito, non ho sentito neanche la sua rabbia, che sono tre caratteristiche di un cantante che ha fatto storia, secondo me, in Italia nel suo genere. Però io sono sicuro che questi due testi stanno. Allora, io spero che non sia tutto l'album nella spiegazione del suo cambiamento. Io spero che in questi due testi lui abbia rappresentato la sua voglia di cambiare, il suo cambiamento. E poi mi piacerebbe trovarmi di fronte a delle novità. Io sono sicuro che ci saranno, perché quando uno cambia dentro, cambia anche fuori. E alcuni suoni io li ho sentiti diversi. Io ho sentito degli inserimenti, degli esperimenti un po' particolari. Quindi potrebbe, secondo me, portarci qualcosa di veramente innovativo. Sai, anche io credo effettivamente. Ma poi, naturalmente, io apprezzo questo cambiamento, sono contento. È ovvio che un po' di nostalgia del Caparezza di Abemus Capa, di Il Sogno Eretico, ma anche banalmente del primissimo disco che rilasciò, punto interrogativo, punto esclamativo, che allora era principalmente, come dire, affrontava temi politici e sociali, e come hai detto tu, era molto pungente, aveva quel tono ironico in tante canzoni, ma anche uno dei più recenti come Museka comunque manteneva questi toni. Ecco, queste cose qui mi mancheranno un po', sono sincero. Vediamo, Però vediamo. mi mancherà, allora dico anzi, mi mancherebbero. Perché non sappiamo appunto come saranno le prossime canzoni. Tra l'altro, in merito vi preannuncio che prossimamente uscirà un video in cui io e l'Andrea siamo andati a commentare la tracklist e chissà se avremo indovinato quella che adesso è uscita in maniera anche imprevista, tra l'altro, ovvero la scelta. Perché sarà Ok. interessante, perché io non mi ricordo neanche cosa ci siamo detti, quindi sarà una sorpresa anche per me. Certo. Per cui. Vi invito allora voi due a fare un altro tipo di analisi, Sì. perché lui ha fatto un'altra cosa che a volte fa, a volte non fa. In questo caso, come sempre, ogni parola del testo è ricercata, la pastorale, le citazioni ad altri cantanti, e ci sono tante citazioni che io non riesco neanche a cogliere. Ma la stessa cosa l'ha fatta nel video.
Niente a caso in questo video. Lui arriva, si siede un pianoforte a coda, bevendo un'aranciata. Non ha un significato possibile, mi sembra strano. La beve, l'appoggia sul tavolo, comincia a suonare. Dopodiché si mette un giubbino giallo alla Billie Eilish, tra virgolette. Prende la bottiglia, è a metà, la butta nella spazzatura. Secondo me ha voluto anche lì creare un percorso visivo, non di parole, come fa di solito, ma un percorso di parole, di significati, che sono contenuti all'interno del video e che andranno colti, perché poi quando alcuni sono espliciti, perché lui parte dal cestino dove c'è il distributore di bibite e poi torna lì. C'è un percorso. E quando passa davanti al Mimo, parla del Mimo. Quindi anche da altre cose, poi c'è una venditrice di fiori, c'è un percorso che lo porta fino a qualcosa. Gli spartiti, non lo so, non lo conosco, però potrebbe essere carino andare a cercare significati. Tra parentesi, quando compra gli spartiti, c'è Mozart, c'è, insomma, ci sono tante cose che secondo me noi non vediamo del video. Prova, prova a guardarlo con attenzione. Sì, effettivamente poi dovendo comunque ascoltarmi bene la canzone, magari uno si, come dire, si perde delle cose. I testi di Caparezza sono poesie, perché sono da rileggere e rileggere, riascoltare e riascoltare, volevo dire. Perché, cioè, Caparezza fa come dire, un lavoro di incastro delle parole che è pazzesco, secondo me, unico nel suo genere. E tante cose comunque che, come dire, ha inserito nella canzone sono nascoste, non ce Sì, ne accorgiamo. Ma sì. tra l'altro io ti dirò che non so se lo sai, lui una volta in un'intervista ha detto che aveva inserito, non mi ricordo che cosa, apposta, non so se un suono, delle parole sotto traccia o forse al Certo. contrario, in modo che, siccome lui sapeva che c'è gente che va proprio a riascoltarsi al rallentatore, così per trovare tutti i segreti, no? Allora lui aveva fatto questa cosa, l'aveva fatto apposta, e riascoltandola al contrario si sentiva tipo un messaggio che era interpretato come satanico. E lui se la rideva perché, Ma certo. nel senso, l'aveva fatto apposta proprio perché sapeva che andava. Quindi, come l'aveva lì, l'ha fatto per gioco. Ma chissà che effettivamente, poi a livelli magari anche più espliciti, comunque lui abbia inserito delle cose che bisogna, nel senso, stamparsi il testo e scomporlo e rileggerlo. Certo, ma poi nel senso lui, come dire, notavo un'altra cosa, nel senso non lo trovo stanco. Ecco, se posso dire una cosa, non è comunque un album stanco, è un album motivato. E quindi qui sento veramente tanto. Poi volendo possiamo fare una puntata su tutti i messaggi subliminali e le cose al contrario nelle canzoni, partendo dai Beatles, arrivando fino a gruppi che hanno messo dei testi allucinanti all'interno delle canzoni, perché famosi sono i Beatles per aver messo roba strana negli album, quindi, ma lui si diverte, ma perché l'ha sempre fatto con piacere questa cosa. Sì, ma E poi, come se posso dire, darti un altro sì. spunto, quando riguarderà il video, suona il piano all'aperto, poi entra dentro lo studio e suona il piano al chiuso. Su quel piano cadono dei fiori e sembra quasi un funerale in un certo senso, la luce è buia, il faro che colpisce questa cassa nera che ha la copertura del coso. Dopodiché lui riesce a quel punto, quindi tutti spunti per un'analisi anche visiva sarebbe stato È geniale in questo interessante caso. perché effettivamente allora questo qui rispetto a Exuvia di video musicale me lo sono un po' perso, nel senso che nella fretta comunque di voler riportare questa big news mi sono perso diverse cose e riguardarlo sarà interessante, mentre Exuvia già lì ero riuscito un pochino più a guardarmi anche il video, che anche lì, anche Exuvia come La Scelta, sono tutte e due, secondo me, a livello visivo, a livello di video, come poi hai fatto notare tu, interessanti, cioè legati strettamente, no? Alla canzone, no? Che Sì, portano. sì, sì. E ti dico E solo l'ultima cosa che si sì. nota secondo me nel video, è che lui prende questa aranciata, la butta via ancora a metà, come a dire non mi piace più, mentre suona. Entra, fa tutto il suo percorso, torna indietro, il mimo non c'è più, prende la moneta e se la ricompra. E questa volta se la beve di gusto. Come dire, quello che prima non mi piaceva, ora mi piace.
È che sono come le vai le cose, non è forse una cosa in sé, è come tu ti poni nei confronti delle cose. Secondo me lui ha avuto un brutto periodo, diciamocelo, perché comunque, ripeto, la malattia che porta dietro e tutte le altre cose possono non essere proprio belle. E quindi ora ne è uscito e meno male, nel senso, meno male. Poi si Esatto, nota che esatto. è un video COVID-free. Perché se ci hai fatto caso, ultimamente i video sono personaggio da solo, gli altri sono a È vero. distanze infinite, pochi personaggi e tutti i video che escono in questo periodo sono così, Sì, è vero, è vero. purtroppo. Invece adesso, invece questo qui è effettivamente COVID-free. Sì, Eh e poi sì. tra l'altro lui ha anche annunciato le date e come dire, i luoghi in cui farà i vari concerti nel 2022, quindi già l'anno prossimo, e io sono già gasato, tra l'altro, alla Certo, ma notizia. quella è proprio la voglia di avere contatto col pubblico, di uscire dalle sale, di dedicarsi alle persone. Eh sì, perché poi lui, Caparezza, come già detto tante volte, è un cantante che fa più concerti possibili e tante volte va avanti un anno e più a fare concerti. Mi sembra che li ha fatti anche all'estero diverse Ah, in Spagna, ecco, ti volte. volevo dire questo, non sapevo che aveva cantato in Spagna anche, c'è cioè una Van Gogh cantata in Spagna su YouTube, Ah, sì. interessante. Aveva Io l'ho cantato trovato anche in molto America, pensa. coinvolgente. Ah. Sì, aveva Mo molto cantato anche in America. coinvolgente e avevo apprezzato molto, non so se ti ricordi, il fatto che i volumi del concerto non fossero alti, nel Ah, senso già, è fossero vero. all'altezza anche di un bambino. Infatti c'erano tanti bambini e la prossima volta porterò sicuramente mia figlia. Eh sì. Perché, come a dire, io mi sono creato un problema con la musica alta, non voglio crearlo agli altri. Cioè, proprio un gesto bello nei confronti di chi lo segue. Questo mi è piaciuto veramente tanto. Io lo colto così, poi, ognuno lo Sì, può no, ma anch'io cogliere che come vuole. era il mio primo concerto, non l'ho trovato assolutamente un volume alto che ti spaccasse No. le orecchie. Allora, naturalmente, cioè adesso non aspettiamoci che sia a misura di come si può dire, d'orecchio, nel senso come se avessi sulle cuffie, però naturalmente Certo. rispetto ai concerti dove veramente esci coi fischi nelle orecchie, questo non lo era. E ripeto, esperienza di prima esperienza per me, e quindi nel senso è validissima come opinione. Sì. E dunque, Molta curiosità, molta, molta. molta, molta curiosità sui prossimi pezzi, sui prossimi testi e seguirò l'altro video che hai detto perché non avevo notato che c'era già la... I nomi dei titoli di tutte le canzoni, molto curioso di andare a vedere e sentire quello che avete detto nel video Sì, che uscirà. A breve avremo anche quello, e quindi, caro zio Dinì, cari signori gentili spettatori, il video termina qui. Se vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto mettete like, non potete non mettere like. Iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Io vi saluto, noi vi salutiamo, alla prossima!